Buonasera a tutti. Oggi siamo al ristorante Caracol per assaggiare i nuovi piatti dello chef Angelo Carannante, stella Michelin. E iniziamo con un hot dog, ovvero hot dog di polpo alla luciana. Baccalà cotto a bassa temperatura, con succo di friarielli e quenelle di sedano rapa all'acqua di mare. Cavolo al forno con salsa di soia, ricci di mare, mandorle tostate e tahina. Spaghettoni in estrazione di alici con salsa alle cozze, cacao, caffè, pepe di Sichuan e cannella. In abbinamento champagne Henri Giraud Esprit Nature. Risotto carnaroli con aglio, mandorle, mirtilli fermentati e scampi crudi. Quel che resta della brace, ovvero insalata romana marinata con salsa di spigola alla brace. In abbinamento un Sancerre Flore di Vincent Pinard anno 2017. Rana pescatrice alla Wellington con fondo di cottura, melanzane e funghi. In abbinamento un Pinot Noir della Borgogna, Maison Rocher de Belen, anno 2017. Sorbetto ai fichi d'India, con cannella e bottarga. Come dessert abbiamo il ricordo di un viaggio in Brasile, con cocco, lime e casassa. Ma buonasera, lo chef Angelo Carannante, buonasera. Stella Michelin, mio amico di vecchia, vecchissima data. Ci stiamo facendo vecchi, noi. No, veramente siamo abbastanza in forma. tu principalmente sei poi conformissimo. Anche tu. Ci manteniamo. Anche tu. Come stai? Bene. Molto bene. Allora, iniziamo, ci vuoi raccontare questo petit four? Sì. Questo indica così la gente. Questa è la conclusione solita, tra virgolette, che è diventata un pochettino un must, no, di Caracol. Partiamo da una maddalena al prezzemolo con un cremoso al limone e, come vedi, una fogliolina di prezzemolo. Qui invece abbiamo una tartelletta fatta interamente di zucca e dentro c'è una crema, un tiramisù, lo voglio chiamare, di porcini. Qui invece abbiamo una sfoglia di rapa rossa con ricotta e pera, un marshmallow che praticamente richiama un po' vodka lemon, quindi un gel alla vodka e del lime, e questo è un cioccolatino ripieno di con una ganache al tartufo e licorizia. Molto molto bene. Grazie. Allora, io vorrei farti una domanda, sì, su un piatto che mi è piaciuto particolarmente. Sì. Il baccalà cotto a bassa temperatura con succo di friarielli, quenelle di sedano rapa all'acqua di mare. Sì. Ci vuoi raccontare come si fa? Così uno ci prova. Allora, semplicemente, è molto semplice. Sì, immagino. È molto semplice. Classica cottura del pezzo di baccalà in olio cottura, quindi intorno ai 65 gradi per 10-12 minuti. Facciamo un succo di friarielli, semplicemente estrattore, friarielli all'interno. Bisogna comprare un estrattore, quindi. Bisogna comprare un estrattore. Quindi una centrifuga, metti i friarielli dentro. Già cotti? No, crudi. Parliamo di un succo crudo, quindi sì, abbiamo questa parte che somiglia molto a rafano, no? Questa sì, parte, questo amarostico sì, perfetto. Sì. Quello che mi è piaciuto tanto, veramente. Che va a contrasto un pochettino con la sapidità del baccalà, ma soprattutto con questa parte cremosa, no? Del sedano rapa, certo, che noi abbiamo fatto questa canella. Io ho detto all'acqua di mare perché praticamente lo cuociamo in un'acqua di vongole.
quindi abbiamo questo collegamento che è vicino al mare, tutto qua. Caro, io vorrei invece che tu ci raccontassi un piatto del menù che piace particolarmente a te, che ti identifica. Lo spaghettone sicuramente. Che è anche molto buono, molto particolare. Racconta che è molto interessante. Spaghettone fatto in estrazione di alici. Come la fai questa estrazione? Raccontaci tutti i passaggi. Facciamo che semplicemente un brodo di alici fatto classico con sedano, carote, cipolla, del finocchio. Facciamo questo brodo, poi dopo lo setacciamo, quindi tiriamo fuori tutta l'estrazione di questi alici e li andiamo a cuocere direttamente all'interno lo spaghettone. Sopra ci mettiamo questa emulsione di cozze, quindi stiamo parlando sempre di un legame molto molto stretto col territorio, quindi le alici, le cozze, un gel di limone e poi mettiamo questo blend di aromi, no? Queste pepe di Sichuan, grue di cacao, cannella, quindi ad arricchire un pochettino questo piatto e a renderlo un pochettino più intrigante. Molto bello. Purtroppo quest'anno chiuderai un po' prima, sì. Quindi non a fine novembre ma a fine ottobre. Sì. Da adesso fino a quando chiuderai ci saranno dei piatti che hai in mente che metterai in menù. Perché non ci fai una piccola anticipazione? Va bene, allora, ce ne sono due. Uno è una triglia faraonica. Bellissimo, il nome già in tutto un programma. E praticamente faremo questo petto di faraona con una tartare di triglia cruda, una prugna fermentata ed una salsa allo champagne. Un altro piatto sarà il tortello di foie gras, castagne e scampi e ci andremo a versare una salsa di crostacei, io l'ho chiamata un garum di crostacei, quindi facciamo una sorta di fermentazione anche al succo dei crostacei e ce lo andremo a versare su. Meraviglioso, io poi sono un grande amante sia di triglie che di foie gras, sono due elementi che io prediligo, quindi meraviglioso, complimenti, bene, in bocca al lupo di tutto, grazie e a prestissimo. Grazie. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui. E vi saluto quest'oggi con un rum delle Barbados Plantation XO 20 Years Anniversary.